Ennesima avvertenza sulle fonderie Pisano, questa mattina riunione in prefettura che è saltata per motivi tecnici, però sono presenti Mirko Cantarella, candidato al Consiglio Comunale per Attiva Salerno, e il dottor Vincenzo Siga, presidente del Comitato per la Difesa della Salute del Cittadino. Allora, Mirko Cantarella, come pensate di tutelare la difesa dei posti di lavoro e conciliare l'ambiente? E la difficoltà è proprio questa, c'è un problema importante che è quello lì appunto delle fonderie Pisano, che addirittura Martina Marraffa, che ha fatto questo presidio, dice addirittura di doverla chiudere e non di doverla delocalizzare. Io sono d'accordo con lei da questo punto di vista, però c'è da salvare quello che sono appunto i posti di lavoro, perché non possiamo buttare le famiglie per strada, quindi andrebbero delocalizzati sicuramente i lavoratori, non l'industria. E quindi una delle priorità sicuramente sarà anche questa, cercare di trovare un rimedio, ecco. Dottor Siga, lei qui è presente come medico, ma principalmente come presidente dell'Associazione Diritto alla Salute, che si batte per la tutela dei cittadini in tutta la Valle del Po. La fonderia Pisano è ubicata a pochi chilometri dalla nostra area, dove tra l'altro si vuol chiudere l'ospedale. La fonderia Pisano per me rappresenta Salerno, è una tradizione, è la storia del nostro comune. Quindi bisogna andarci piano. Ecco, io sono la difesa dei posti di lavoro con la tutela della più che dare, la gente più muore. Che dare, più che dare in questo momento, più che dare il suolo, prima, e oggi noi avevamo un buon edificio, una buona fabbrica, oggi improvvisamente, ma non si tratta di un consiglio operaio. Noi l'abbiamo scritto, i residenti hanno ragione, però questa delocalizzazione doveva essere anticipata prima, finire l'opificio e poi naturalmente smantellarla. All'ultimo momento poi, non so per quale motivo, improvvisamente andate via. Gli operai non sono una merce da portare a un altro mercato, sono cittadini, sono uomini, gente che lavora. E io l'ho scritto in questa mia manifesto, una canzone di Mina dice così: parole, ed è proprio così. Cosa si fa per i forestali da 20 mesi non pagati? I forestali sono quelli della comunità Il Nosolo, come? Dove il presidente e il sindaco di Bracigliano Antonio Rescigno, che è anche consigliere provinciale, come mai questi operai non vengono pagati? Come si fa per la fonderia Pisano? Gli operai scioperano perché, oltre a vantare soldi, chiedono soprattutto il lavoro in tempi brevi, non sono dei miserabili. L'ospedale di Curteri. Cosa si fa per l'ospedale di Curteri? Solo lo smantellamento. Dov'è l'ostetricia, la ginecologia, l'oncologia, la pediatria? Ecco che cosa sanno fare i politicanti di mestiere. Parole. Dottore, lasciamo stare la bellissima canzone di Mina. Passiamo ai fatti. Come possiamo risolvere questi problemi dalla fonderia Pisano all'ospedale di Curteri, che chiudono l'indifferenza generale sia dei cittadini che dei politici locali? Chiudono i reparti. La gente questo vuol sapere. Ma l'ho detto precedentemente. Loro considerano un ospedale senza queste branche. Ma lo devono sapere che è un ospedale. Intanto si chiama ospedale in quanto c'è la ginecologia, perché è il fulcro di un ospedale. Dove io che sono stato in ospedale da circa 20 anni e 18 anni in clinica, oggi assisto a questo disfatto, a questo scempio. Innanzitutto quello che bisogna fare è far ritornare la geriatria, far ritornare la pediatria, l'oncologia e l'ostetricia. Dottore, ma in atto... Senza di questo noi non ci fermeremo, nemmeno le cannonate, per chi mi conosce. Ecco, ma c'è stata una polemica, lei ha investito anche il presidente dell'Ordine dei Medici Ravera relativamente alla questione universitaria e ospedaliera. Ravera avrebbe detto, poi l'ha negato, che il fucile non avrebbe gli uomini e i mezzi per ospitare la facoltà di medicina,
o è parzialmente coperto? Come stanno la situazione? Ma io ho fatto un progetto di legge che ho passato al senatore Cardiello, dove dico sia a lui sia a Ravera che i nostri medici non devono essere mortificati. I nostri medici con 20 anni di servizio in ospedale devono essere ritenuti professori universitari e nello stesso tempo gli universitari che vengono dall'alto devono fare insegnamento nell'ospedale e portare gli studenti a fare pratica insieme al primario, che non è un primario, non è solamente un primario, ma è addirittura un altro professore universitario che insieme al professore universitario che viene da Napoli devono collaborare per avere bravi medici.